Mezzanotte e 4 minuti in questo momento. Buonasera, benvenuti a Night Desk. La giornata che vi raccontiamo è stata una giornata ricca di avvenimenti, dall'udienza presso il Tribunale di Milano che ha in qualche modo fatto sapere che comunque sarebbe stata accolta la richiesta del Procuratore Generale, però ancora una sentenza non c'è, quindi anticipare troppo forse non è corretto, però insomma su Silvio Berlusconi qualche cosa già si può dire. C'era tantissima attesa, come potete immaginare, su questo, e però non è l'unica notizia della giornata, perché è stata una giornata molto nervosa dal punto di vista politico, ancora tante polemiche sulle liste elettorali, quelle del PD in particolare, perché poi sono le uniche davvero complete e sulle quali ci si è quindi potuti esercitare, e allora ecco l'accusa di veline da parte del Movimento 5 Stelle per le capolista scelte appunto dal Partito Democratico, e poi polemiche roventi e battaglia in aula, in questo caso al Senato, per la legge sul voto di scambio che non è stata approvata perché tutto è stato rimandato a martedì, ma anche qui insomma la battaglia si è fatta molto molto dura. E poi sono alcuni avvenimenti di cronaca, come per esempio quello che ha visto coinvolto il senatore del nuovo centrodestra Formigoni, e sempre se lo vogliamo considerare diciamo così a metà fra la cronaca e l'intervento della magistratura, ancora polemiche legate alla decisione invece della Corte Costituzionale a proposito della legge 40, quella sulla fecondazione assistita, che adesso in qualche modo bisognerà risolvere. Quindi giornata ricca di avvenimenti che commentiamo questa sera con l'onorevole Alessia Morani, buonasera e benvenuta, Partito Democratico, e con il senatore Lucio Malan invece di Forza Italia. Buonasera. Ben ritrovato senatore. Allora io vorrei partire subito da lei perché vorrei un suo commento intanto alla giornata di oggi, stante il fatto che appunto lo vedremo fra un attimo, perché vi facciamo vedere subito i giornali questa sera per non perdere il filo. Diciamo che forse qualcuno si è portato un po' avanti, il giornale, se intanto la regia ce lo fa vedere per cortesia, titola per esempio "Vince il buonsenso", eccolo qua, lo vedete, "Vince il buonsenso", come se per l'appunto una sentenza fosse già stata comunicata, cosa che invece ancora non è, però insomma. Beh, ci sono tante cose nella giustizia che non vengono comunicate ma che tutti sanno, tipo intercettazioni che finiscono sui giornali e così via. Vabbè, quindi lei la dà per certa? No, io non do per certo. O tiene ancora le dita incrociate? No, non do per certo, però voglio dire, commento quello di cui, se altrimenti dire non dico niente e basta. Direi forse per la prima volta nella lunga vicenda giudiziaria, anche solo parlando di questo processo, c'è un responso, sembra che ci sia un responso simile al normale, insomma. È una cosa che sarebbe stata applicata a chiunque, anche molto più giovane di Berlusconi, una richiesta di questo genere, mentre a molti altri con problemi di evasione fiscale, tra parentesi vera, a differenza di quella di Berlusconi che non c'è, ma supponendo che fosse vera, personaggi con problemi di evasione fiscale di molto più grandi non sono stati minimamente processati. Se poi no, fatto è vero, noi abbiamo la tendenza a non processare chi evade fiscalmente. Ma personaggi famosi della politica in galera, come Carlo De Benedetti, diceva anche Travaglio prima, su cui però c'è un procedimento non è corretto per 200 milioni che ancora, ma sicuramente non si parlerà neanche lontanamente di condanne e così via. Oppure personaggi dello sport e dello spettacolo che poi, su quali poi c'è stato un accordo per molto di meno della montare chiesta, invece Berlusconi per 3 milioni, che tra parentesi non sono dimostrati, anzi la sentenza dice che c'è la dimostrazione che non ci sono, ha una condanna a 4 anni, almeno su questo passaggio c'è un momento di ragionevolezza, speriamo che duri e speriamo che sia vero. È vero che eravate pronti a scatenare l'inferno così come... Ma noi cerchiamo sempre di sperare per il meglio in generale e di conseguenza anche in questo caso cerchiamo di aspettarci anche prima, perché aspettarsi qualcosa di buono è una virtù che bisogna cercare di esercitare, speravamo che si applicasse la giustizia, noi speriamo sempre in qualunque procedimento chiunque riguardi, anche in questo caso
A volte succede, a volte succede. Onorevole Morani, è vero che comunque in qualche modo, appunto abbiamo detto, viene anticipata di fatto questa sentenza, ancora non è stata emessa, però che il Partito Democratico tifa, fra virgolette, perché finisca così, perché altrimenti se no sarebbe stato decisamente un problema gestire. Il Partito Democratico tifa per la giustizia, non tifa in particolare per nessun condannato. E credo che quello che è avvenuto oggi... E per lei oggi... è giusto che quindi Berlusconi vada ai servizi sociali e faccia servizio per mezza giornata alla settimana, io e abbia l'agilità politica e possa fare comizi e possa... Quindi è giusto tutto questo per lei? Allora, secondo me è giusto che su questo faccia una valutazione la magistratura. La politica non deve valutare le decisioni della magistratura. Io molto rispetto... del lavoro che quotidianamente la magistratura fa e io tendenzialmente non commento mai neppure le sentenze, ne prendo atto. Quando c'è ricordo una... per chi non sapesse, lei è comunque nella segreteria del Partito Democratico come responsabile giustizia, esatto. Quindi stiamo parlando con la persona adatta. Esatto. Però per Berlusconi no, si tratta di una condanna a 4 anni, di cui 3 indultati, come si dice, e uno invece... che è ancora da scontare. Credo che il procuratore abbia richiesto i servizi sociali come nella normalità delle prassi, non c'è niente di differente rispetto a quello che quotidianamente la magistratura fa in casi del tutto simili, per cui l'unico commento che posso fare è che il procuratore ha fatto una richiesta ed ora il giudice dovrà decidere se accoglierla o meno. Ritengo che comunque nel caso specifico, essendo un uomo in età anche avanzata, non ci siano controindicazioni per i servizi sociali, però le modalità poi verranno stabilite dal giudice. Allora, andiamo a vedere subito i giornali, perché così capiamo appunto come ce la raccontano e vediamo anche qual è il quadro di questa giornata. Apriamo appunto con il giornale, perché... si butta avanti, come dicevo prima, e titola vince il buonsenso, anche se poi sotto sottolinea che è la Procura Generale che ha accettato l'ipotesi dei servizi sociali blandi, sottolinea il giornale, per Berlusconi, poi dovrà però essere il Tribunale a decidere. Poi ci parla anche di questa inchiesta sulla sanità lombarda che ha deciso di sequestrare tutti i beni di Formigoni. Come il giornale, praticamente quasi tutti i grandi quotidiani titolano così, noi vi facciamo adesso vedere il Messaggero, eccolo qua, Berlusconi sì ai servizi sociali, che è un altro titolo che appunto potrebbe in qualche modo trarre in inganno, però poi si legge sotto, è la Procura che accetta la richiesta della difesa dell'affidamento in prova, mentre la decisione arriverà entro i prossimi 15 giorni, e riporta anche una frase, diciamo così, attribuita genericamente al governo, verdetto ininfluente per le riforme, dunque si va avanti comunque sia. Dopo il Messaggero, il Fatto Quotidiano, eccolo qua, Silvio farà il badante ma sarà sempre in televisione, quindi anche il Fatto anticipa quelle che potrebbero essere decisioni del Tribunale, ancora in realtà non sappiamo se sono così, su la possibilità di Berlusconi di fare videomessaggi, di fare interviste, di poter fare dunque la sua campagna elettorale per le europee. Dopo il Fatto Quotidiano vi voglio mostrare anche Europa, eccola qua, verso i servizi sociali, quindi un pochino più prudente, ma ad Arcore c'è un uomo in ansia, perché la vicenda per l'appunto non è chiusa. Questi sono i giornali che parlano della vicenda di Berlusconi. L'Unità, come vedete, in realtà tiene il titolo su Berlusconi di taglio basso. Berlusconi a un passo dei servizi sociali, ma l'apertura è dedicata invece a Formigoni. Bloccati 50 milioni, sequestrata l'ex presidente della Regione Lombardia, una villa in Sardegna e i conti correnti, con Formigoni che si difende e dice in realtà questi beni non sono miei. E dunque non c'entrerebbe nulla. Dopo l'Unità vi mostriamo anche Avvenire, perché Avvenire invece ritorna, come già aveva fatto evidentemente ieri, sulla questione della legge 40. Si apre un vulnus evidentemente, soprattutto nel mondo cattolico, sulla questione della fecondazione eterologa, scrive Avvenire, la sentenza e le interpretazioni sulla legge 40 e il caso del matrimonio gay, gravi forzature. La vicenda del matrimonio gay, probabilmente la sapete, a Grosseto sono stati una coppia gay che si era sposata negli Stati Uniti è stata iscritta nella lista delle coppie sposate.
Dopo Avvenire, eccolo qua, Libero. Libero ha un titolo che riassume in qualche modo appunto queste vicende che hanno a che vedere con la magistratura. Il potere delle toghe, chiudete anche la Camera, tanto fanno tutto i giudici, dalla campagna elettorale alla fecondazione, dai matrimoni gay alle rotte aeree, hanno sempre l'ultima parola. È un paradosso evidentemente, ma questo è quello che scrive Libero. E su Berlusconi dice: la procura dice sì a Berlusconi. Il Sole 24 Ore cambia argomento, ci parla dell'attuale situazione economica, perché vedremo in Grecia ci sono delle novità abbastanza importanti, novità che ovviamente riguardano anche noi. Bot, tassi ai minimi storici, bene appunto il bond greco, c'è stata la prima asta dopo anni di fermo e sono stati collocati questi 3 miliardi, ma la domanda era addirittura per 20, quindi è andata decisamente bene, e lo sottolinea il Sole 24 Ore. Stessa attenzione è anche di un altro quotidiano economico, Milano Finanza, perché questo è il titolo: Atene non fa più schifo, caccia al bond. E poi ancora Renzi dribbla, secondo Milano Finanza, il fiscal compact, quindi non ci sarebbe nemmeno questa tagliola. Dopo Milano Finanza, l'ultimo che vi faccio vedere, eccolo qua, la Padania, che invece va per tutta un'altra strada, parla ancora del problema dei clandestini e degli sbarchi che continuano ad avvenire sulle nostre coste. Allora signori, ritorniamo però alla vicenda di Berlusconi. Intanto saluto i colleghi, chiedo scusa. Prego. Nell'entusiasmo di far vedere i giornali non vi avevo salutato. Paolo Celata per la redazione politica. Buonasera. E Sonia Mancini per la redazione di economia. Buonasera. E finanza, e appunto dopo ci racconterà nel dettaglio questa vicenda greca. Dicevamo di Berlusconi. Allora, chi ha seguito Servizio Pubblico e comunque chi sta seguendo in questi giorni le vicende di Forza Italia, e dicevo Servizio Pubblico perché c'è stata un'affermazione abbastanza pesante di una collega, Maria Teresa Meli, del Corriere della Sera, che ha suscitato insomma polemiche, ha sentito dire che il partito comunque lo sta abbandonando di fatto Berlusconi, ormai non lo difendete più, lo avete, insomma è un vecchietto che state cercando di parcheggiare da qualche parte, e questa sentenza va bene così, appunto, servizi sociali non c'è più, anzi meglio che non ci sia una sentenza troppo restrittiva, perché altrimenti vi avrebbe costretto, no, a rifare tutta la difesa di Berlusconi. Invece così placidamente ci si avvia, sì, qualcuno addirittura a passare nel nuovo centrodestra, pare che ci sia una fronda addirittura al Senato. Il nuovo centrodestra è tutto di gente eletta con il partito di Berlusconi, che poi è passato dall'altra parte. Io se poi, per caso ce ne fosse qualcun altro, ma non mi risulta proprio. Il Fatto Quotidiano addirittura sostiene che Bonaiuti starebbe trattando per passare con Alfano. È un nome di peso Bonaiuti, eh. Sì, Bonaiuti è seduto nel banco davanti a me, non mi risulta proprio, in ogni caso quello che contano sono gli elettori. Io credo gli elettori continuano a essere molto più numerosi nei sondaggi, comunque li si rigiri, molto ma molto più numerosi quelli che votano Forza Italia e non quelli che vorrebbero votare per il nuovo centrodestra, ed è questo, quello che conta, e specialmente ora che noi siamo all'opposizione, dovesse accadere, e a cominciare da Bonaiuti penso proprio che questo non accada, ma dovesse accadere non è proprio questo quello il punto, sono gli elettori che contano. Ma ci sono problemi sulle liste per l'europeo? Ci sono, Toti oggi ha dichiarato che verranno completate nel corso del fine settimana, cioè nel corso dei prossimi giorni. Io ho partecipato al comitato di presidenza di Forza Italia quando si è dato il mandato a Berlusconi, superando i problemi, c'era chi diceva parlamentari nazionali sì, parlamentari nazionali no e così via. Si è dato il mandato, ampio mandato, di fare delle liste competitive, includendo, ove fossero ritenuti competitivi, e certamente in alcuni casi lo sono, e ove loro fossero disponibili, anche di parlamentari nazionali. Per dire un nome, Raffaele Fitto, di cui si era molto parlato, e Raffaele Fitto penso proprio che ci sarà. Quanto a quello che dice Maria Teresa Meli, non capisco proprio da dove lo deduca, probabilmente
Lei stessa, cioè, lei se noi avessimo fatto qualche protesta... Un partito compatto, un partito che ancora è tutto dietro a Berlusconi, che non sta ragionando di un dopo e che... Io non... Soprattutto, ecco, la cosa proprio che la lontanissima di qualcuno che sia contento che Berlusconi sia escluso, questo è assolutamente... Intanto perché non siamo autolesionisti, cioè se credo che... Chiunque nel partito può avere qualche sua, ciascuno di noi, grazie al cielo, le sue pensieri personali, il suo approccio personale, ma tutti si rendono conto, anche al di fuori di Forza Italia, figuriamoci all'interno, che Berlusconi è di gran lunga il nostro, come dire, il nostro motore. Dopo Berlusconi aveva ragionato Berlusconi stesso, visto che ha indicato Alfano, no? E poi era mancato il quid e poi è successo qualcos'altro. Certo, quindi che si possa dopo, ragionare su un dopo, non dopo, è che... Non è un reato di lesa maestà. No, ma certo che no. Ma una cosa è il dopo, perché lui non può neanche fare una telefonata, una cosa è il dopo perché... Ma lì era agibilissimo politicamente. Ricordo che abbiamo quindi... un Presidente della Repubblica che è in politica da quando Berlusconi andava alla... Sì, ma non era questione... Sì, per sì, cui ma... non credo che ci sia da scandalizzarsi se... No, tra l'altro raccontando di cerchi e cerchietti magici non ha parlato nemmeno la Meli, ma hanno parlato sempre... persone vicine a Berlusconi e dello stesso partito di Berlusconi, quindi non è che sono ipotesi campate, nel senso c'è una situazione in evoluzione. Questo ha risposto in modo chiaro Berlusconi dicendo che l'unico magico è lui, per cui non è davvero un problema di cerchi e di cerchietti, e soprattutto io penso che in politica quello che conta è la linea che si porta avanti, più dei cerchi magici o non magici, più di Tizio, di Caio o dell'età. Conta e la linea noi... sarà quella di una maggiore opposizione, appunto questo scateniamo l'inferno di cui si parlava, queste uscite che ma per esempio ogni pur tanto dire qualche fa cosa, il capogruppo della Camera, Brunetta, che sembra molto... Ma noi, no? Noi non possiamo che essere, cioè è difficile star dietro alla nostra indignazione con le azioni, perché non è che possiamo metterci a gareggiare a fare le piazzate col Movimento 5 Stelle. Pensiamo che le ragioni che abbiamo sono capite dalla gente, anche se noi necessariamente non trasformiamo Camera e Senato in una sorta di gabbia di matti, però la nostra indignazione di fronte alle continue violazioni della legge, della Costituzione, giusto ieri il Senato ha a maggioranza stabilito che nonostante la Costituzione sia chiarissima nel proibire le intercettazioni nei confronti di un parlamentare, uno può dire una norma giusta, una norma non giusta. L'ha detto lo stesso Verdini. Lei si riferisce alla vicenda Verdini. Sì, però si è stabilito che sì, la Costituzione resta come è, per cui a chi fa comodo poi la si applicherà e si continua ad applicare, che non si può intercettare. Su Verdini invece lo si può intercettare decine e decine di volte, centinaia di volte, andare davanti a casa sua e fingendo che lui non sia indagato, quando invece lo era per le carte dei giudici, fingendo che lo si intercetta casualmente. È difficile star dietro all'indignazione che proviamo, allora, ma siccome noi il nostro primo obiettivo è fare il bene dei cittadini, cerchiamo di puntare soprattutto su quello, su una politica che si affidi alla spinta verso la libertà dei cittadini e non allo stato di polizia tributaria, a una politica che abbassi le tasse non per alzarne delle altre come si sta facendo adesso, ma una cosa di questo alla fine sono favorevole all'euro. Aspetta Paolo, sull'euro siamo per cambiare cose... radicalmente Paolo. L'approccio che c'è adesso, perché così non può reggere. La fermo perché sennò è un stiamo marco andando troppo tedesco, è un marco tedesco imposto al resto dell'Europa, fermi. Ma è palese, basta vedere le cifre, non è questione, perché se no mettiamo troppa carne al fuoco, invece dobbiamo fare domande interessanti, dobbiamo più del cerchio magico, dopo ci arriviamo, non è che non ci arriviamo, ma dopo. Almeno per me, poi. Non riusciamo a fare un ragionamento serio e completo, perché a questo punto invece ritorna in ballo il Partito Democratico, perché la domanda che io le facevo sul fatto che comunque al Partito Democratico potrebbe far comodo una situazione di un Berlusconi sistemato senza troppi clamori e senza troppi strappi, potrebbe far comodo, perché così comunque appunto si va avanti sulle riforme. Resta tutto così, resta lo status quo, tra l'altro appunto sappiamo di questo incontro, no, che Berlusconi continua in qualche modo a sollecitare con Renzi. Renzi ha detto per ora non è all'ordine del giorno, ma ve lo faremo sapere se mai dovesse esserci.
Allora, ma io credo che evidentemente insomma c'è un interesse da parte vostro che basta che tutto resti così com'è. Ma io direi che noi abbiamo l'interesse a che si riesca a portare avanti un percorso di riforme importantissimo. E il fatto di aver voluto scrivere le riforme anche con le forze dell'opposizione, che naturalmente hanno dato la disponibilità a scriverle assieme a noi, poiché è noto che il Movimento 5 Stelle rifiuta qualunque tipo di confronto e di dialogo anche sulle riforme, certo per noi la tenuta dell'accordo lei lo sa con che la maggioranza quando con parlavo di una fronda al Senato mi riferivo anche alla possibilità di un accordo fra una parte di Forza Italia, una parte il Movimento 5 Stelle, una parte del PD per la riforma del Senato. Ma io questo diciamo, lo escludo. Testo alternativo. Io questo lo escludo perché credo che il buonsenso poi prevarrà anche sulle volontà dei singoli, perché comunque sia i senatori del PD che di Forza Italia fanno parte di una forza politica che fa delle scelte. Noi abbiamo fatto una scelta democratica all'interno del massimo organo nazionale, la direzione nazionale, in cui si è scelta qual è la riforma, perché è stata presentata da Renzi, non è che se l'è inventata, l'ha presentata, è stata discussa nel partito, nei gruppi parlamentari, la linea è chiara e credo che il PD, i senatori del PD, alla fine si adegueranno insomma, alla scelta. Se ne faranno ragione. Ma non è che se ne faranno una ragione, si appartiene a una comunità politica che ha delle regole, altrimenti non tiene più la politica. Questo dovrebbe essere probabilmente nelle cose. Dopodiché sabato ci sarà un appuntamento importante della minoranza del Partito Democratico, quindi Cuperlo, Civati, eccetera, eccetera. Mi chiedo se non la impensierisce questo appuntamento. No, perché noi siamo abituati al dibattito interno, anzi è il sale del PD il fatto che al nostro interno si discuta su opzioni politiche differenti. Per noi è normale. Dopodiché, dopo la discussione, segue la sintesi. E la sintesi, come in tutti i partiti democratici, viene fatta dalla maggioranza del partito. Sintesi che sulle riforme è già stata fatta, questo vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che ci ascoltano. Quindi io non vedo un pericolo. L'unica cosa che ci impensierisce un po', io sono alla Camera e vedo Brunetta scatenato tutti i giorni con dichiarazioni che poi vengono smentite da altri e mi pare insomma che Forza Italia abbia una difficoltà vera al proprio interno, ma una difficoltà di cui ne avete parlato poc'anzi, che è quella di un problema del leader di questo partito che evidentemente ha in questo momento problemi giudiziari che non gli consentono naturalmente di poter esercitare quella che viene definita la cosiddetta agibilità politica, ne parliamo oramai da mesi, per cui sono fortemente in difficoltà, anche la lentezza nella presentazione delle liste dimostra che c'è una difficoltà interna, un dibattito anche molto forte al loro interno. Di cui però, peraltro noi abbiamo un grande rispetto. Essere, no, corretto, noi abbiamo un grande rispetto di questo dibattito, però c'è una difficoltà vera. Quello che Senta, io a proposito sentirei di liste, voi il dibattito, da quello che ci raccontano le cronache parlamentari, alle 2 di notte di ieri Renzi ha alzato la cornetta del telefono e ha comunicato, no, alle 5, 4 parlamentari più Chinnici che non è parlamentare che sarebbero state capoliste, diciamo che non c'è stato molto dibattito alle 2 di notte. Qualcuno l'ha saputo con un sms alle 3 del mattino, vedi Emiliano, e non l'ha presa bene per niente. Allora, parliamo un attimo anche di questo aspetto, sì. Perché appunto poi oggi ci sono state le accuse da parte del Movimento 5 Stelle che fosse solo un'operazione di marketing, hanno definito veline, no, con un fotomontaggio che se non avete visto adesso vi facciamo vedere, se la regia ce lo manda in onda per piacere. Tra l'altro Paolo, se volevi aggiungere qualche elemento su questa vicenda sulla vicenda delle veline posso chiudere un secondo, sì, adesso ci arriviamo, no ma sentiamo cosa dice l'onorevole. No, io ho fatto un tweet oggi perché qualcuno l'ha definita sessista quella cosa che è stata scritta sul blog di Grillo. Adesso la facciamo vedere. Secondo anche, me è semplicemente una cosa stupida. Una cosa veramente stupida e offensiva nei confronti delle donne. Delle veline anche. Ma non solo delle veline, ma come si fa a dire una cosa Eccolo del qua. Genere nei confronti di donne che hanno una storia, che hanno delle competenze, che sono state scelte per la loro storia, per le loro competenze, un Partito Democratico che ha il coraggio
di fare delle scelte che nessuno mai nella storia del nostro paese ha fatto, e cioè quella di mettere in testa le liste delle donne per le loro capacità e per la capacità che quindi, potranno... Quindi secondo lei non c'è un'operazione di marketing? Ma assolutamente dietro. No, allora non sono dobbiamo nomi di richiamo? Ma no, allora sono un'operazione di marketing anche io che faccio parte di una segreteria paritaria, un'operazione di marketing anche le ministre del governo. No, è semplicemente il riconoscimento del ruolo delle donne. Perché purtroppo in politica fino ad oggi il ruolo delle donne che ricoprono nella società non corrispondeva al ruolo delle donne nella politica e nelle istituzioni. Dovrebbe essere salutato da tutti in maniera assolutamente favorevole il fatto che un partito abbia fatto una scelta così... abbassato le luci improvvisamente. Abbia fatto una scelta così importante in una elezione che noi consideriamo fondamentale, perché le europee per noi sono fondamentali, perché noi vogliamo... cambiare l'Italia, l'abbiamo detto, per cambiare l'Europa, e crediamo che il cambiamento in Europa si faccia anche attraverso liste formate in questo modo. Quindi secondo lei il fatto, cioè, perché una delle tante accuse, no, che in questo articolo sul blog vengono mosse a questa operazione di Renzi, è che le donne sono state usate in quanto donne proprio, cioè come se l'essere donna fosse un valore in sé. No, sono donne capaci, e quello è il valore delle donne, e il fatto di valorizzare le capacità delle donne è una rivoluzione culturale in questo paese. E io capisco che uno come Grillo, che evidentemente ha qualche problema con le donne, non riesca a capirlo, ma la sua è solo propaganda politica, becera tra l'altro, fatta nei confronti di donne che, ribadisco, hanno una storia e delle competenze e che meritano il rispetto, non meritano di essere sbattute su un blog con quei fotomontaggi che sono francamente di cattivo gusto, perché di questo si tratta. Tra l'altro io le conosco, conosco anche quello che fanno, le battaglie che hanno fatto. Quindi, insomma... Dopodiché però Chinnici e Giusy Nicolini, che doveva essere in lista... Io reputo una grande donna. Ho capito, però una grande donna se n'è andata, cioè è rimasta malissima, ha detto io non ci sto più. A me dispiace molto, come dispiace che anche Emiliano abbia fatto questa valutazione. Io mi auguro che ci ripensino. Cioè, me lo auguro veramente, perché sono due persone di grande valore. Bisognava agire in un altro modo, no? Non lo so, è stata fatta una scelta politica, non d'immagine, una scelta politica è stata fatta. Però siccome sia Emiliano che Nicolini sono due politici di grandissimo valore, io mi auguro che possano ripensarci. Allora, ci dobbiamo fermare, dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Nel frattempo qui vedo che le luci si accendono e si spengono con una strana frequenza, quindi pubblicità, così vediamo se riusciamo a risolvere anche il problema, e ci ritroviamo fra pochi minuti. È mezzanotte 37, riprendiamo il racconto della giornata e lo riprendiamo dalla bagarre al Senato sul voto di scambio, perché appunto, diciamo, oltre alla polemica sulle veline... A proposito, Morani, un'ultima cosa. Immagino che le deputate che si sono candidate andranno poi a fare le europarlamentari, che non siano candidature di facciata, no? Sì, andranno a fare le europarlamentari. Quindi sarebbe bene che si dimettessero subito. Questa è una scelta, manca un mese. No, glielo chiedo, secondo lei sarebbe bene che si dimettessero subito? Beh, questa è una loro scelta personale, dopodiché sapete come funzionano le dimissioni nelle Camere, sì, funzionano che si presentano poi ci deve essere il voto. Quindi la Camera. Il gesto potrebbe essere fatto, però diciamolo che è una fizio, perché alla fine, nel momento in cui si andrà a votare per l'accettazione delle dimissioni, le europee saranno già passate, quindi... Oppure, di solito la prima volta le dimissioni si respingono per cortesia. Va bene. Chiuso il capitolo delle linee, dicevamo voto di scambio. Paolo Celata, aiutami a capire perché una legge che viene definita da Don Ciottio, dal procuratore nazionale antimafia, una legge perfetta, viene invece attaccata così pesantemente dal Movimento 5 Stelle. Oggi la bagarre è stata, diciamo, doppia, perché c'è stato sia il problema della ghigliottina che proprio nel merito della legge, e adesso lo spieghiamo.
Però insomma, perché questo attacco? Qual è il vulnus? Chiudiamo la ghigliottina. La ghigliottina è quel provvedimento per cui il presidente, che è in questo caso il vicepresidente del Senato, Calderoli, ha detto contingentiamo i tempi, chiuso il dibattito. Che può farlo, lo ha fatto, l'ha già fatto la Boldrini, e questo ha scatenato le proteste dei 5 Stelle che già prima avevano... Era proprio necessario mettere la ghigliottina? Ma io francamente non l'avrei fatto, dopodiché il mio gruppo ha deciso di sostenere la cosa ed è stato presentato da firme congiunte del Partito Democratico, di Forza Italia, esatto. Nuovo Centrodestra. Lei l'avrebbe messo? L'Aula si è pronunciata. Sì, perché siamo in quarta lettura, significa che il provvedimento è stato licenziato dalla Camera, poi è andato in Senato, poi è tornato alla Camera, poi è ritornato in Senato. Si tratta di un articolo di 3 righe. Di che cosa dobbiamo discutere? Noi, e adesso i tempi sono maturi, semplicemente che non ha ottenuto il risultato, questo perché si temeva che senza questo si andasse martedì, e infatti si va martedì lo stesso. Infatti si va comunque a martedì. Poi su questo vorrei dire una cosa solo, dopo. Certo, riassumiamo molto... Solo un articolo, ma che evidentemente scalda moltissimo. Esattamente. Paolo. Allora, è su la genericità della formulazione precedente, per cui il procuratore nazionale dell'antimafia ha detto in quella precedente formulazione, che invece andava bene sia ai 5 Stelle che a al PD, Lega, che l'avevano votato insieme, no? Esatto, era stato votato anche dal PD. Alla Camera insieme? C'era una definizione... Due testa precedenti. Poi vi spiego. Sì. Una definizione generica, in particolare si parla della messa a disposizione, nella vecchia formulazione, messa a disposizione del politico, messa a disposizione così... E la cioè il politico dice mi metto a tua disposizione parlando col mafioso, dice è troppo generica. Generico, e si diceva poi era c'era un qualunque, e lo andiamo a leggere perché anche questo era detto, era una formulazione generica, qualunque altra utilità. Nella ridefinizione viene... Aspetta, quello lì, allora perché il voto di scambio significa io mafioso ti do, cioè ricevo dei soldi, il politico, il politico riceve dei soldi dal mafioso. Così era la legge, solo nel caso di un passaggio di denaro. Questa la legge ed nuova è stata così diceva... per 20 anni e non serviva a niente perché nessuno dava soldi. Semmai ti davano un posto di lavoro, ti davano un appalto, appalti, ti davano esattamente. E quindi bisognava riformarla. La cosa, ora poi l'onorevole ci definirà meglio e chiariremo, ma il problema, la discussione è avvenuta quando appunto si è detto una genericità che non definisce il reato e spazia troppo, ma il passaggio è stato, si è cambiata questa norma dopo che ci sono stati alcuni incontri. E cioè? E cioè si sono visti con il capo dello Stato e c'è stato un incontro tra Renzi e Verdini. Allora, di che cosa hanno parlato? Si sono messi d'accordo per depotenziare questo provvedimento perché andava poi a... facendo il gioco di Forza Italia, perché voi volevate... Questa è la lettura, il gioco della giustizia, secondo me. Vabbè, poi, non so se la cosa è figlia del colloquio di Berlusconi. Se è vera questa insinuazione esplicitata in aula dai 5 Stelli, che non è che hanno fatto giri di parole. No, tra l'altro stiamo vedendo adesso le immagini della... Ma proprio nella definizione dell'accusa hanno detto... Come a quel testo ho lavorato... Al testo che abbiamo licenziato l'ultima volta alla Camera e che ora è in Senato, ci ho lavorato personalmente. Ed ho l'assoluta convinzione che quello, come l'ha definita il procuratore nazionale antimafia, sia una norma perfetta, perché risponde assolutamente all'esigenza di colpire il legame che c'è tra la politica e la mafia, e cioè tutti quei politici che si riferiscono ad un mafioso per ottenere dei voti e che danno al mafioso in cambio dei voti appalti, posti di lavoro, denaro però proprio in via residuale, 7 casi in 20 anni. Non succede mai. Su che cosa si appunta la critica dei 5 Stelle? Sul fatto che c'è stata una diminuzione di pena. Però bisogna raccontarla tutta, perché ora la pena prevista è da 4 a 10 anni ed è la pena che era prevista anche in prima lettura che il 5 Stelle ha votato alla Camera. Quindi hanno cambiato idea rispetto alla pena.
Io vorrei dire questo. Poi era passata da 7 a 12, è ritornata sì. da 4 a 10 e loro allora, dicono adesso se qualcuno prende il minimo nemmeno li sconterà mai, sei ma incensurato. Non è vero, non è assolutamente vero. Allora, beh, le pene... incensurato sì, guarda. No, guarda, è Cuffaro. Nel minimo 4 anni Cuffaro in carcere. Cuffaro è nel minimo in carcere, è nel minimo la pena di 4 anni e il massimo è 10, quindi cioè, stiamo parlando di un reato punito molto gravemente. E vorrei spiegare che la pena dello scambio politico-mafioso è differente rispetto alla pena prevista dall'associazione mafiosa, che è il famoso 416 bis, perché i due reati possono essere cumulati assieme tutte le volte in cui il politico non si limita a chiedere il voto, ma si mette a disposizione il famoso il concorso esterno in associazione mafiosa, è lì che sta la disponibilità del politico, quindi si cumulerebbe la pena del 416 ter con quella del 416 bis, quindi io credo che il lavoro di buonsenso che è stato fatto nella scrittura di quella norma consente di punire in maniera più efficace tutti quei politici che non solo chiedono voti ma che si mettono a disposizione delle associazioni mafiose. Perché se no, lei dice, sarebbe stato troppo indeterminato, certo. impossibile da dimostrare in un'aula di tribunale, invece esatto. così magari si restringe un po' di più, però si va a colpire. Posso aggiungere una cosa? La sì. norma nacque alla Camera, che approvò un testo molto simile a quello al quale si è tornati adesso, poi al Senato il Partito Democratico insieme al Movimento 5 Stelle, che pure aveva votato alla Camera, ha voluto cambiarlo in quel modo che poi è stato detto è troppo generico e noi l'abbiamo detto, abbiamo votato contro in quell'occasione lì. È ritornato alla Camera, la Camera ha ripristinato un testo molto simile a quello che c'era prima, che adesso è scritto nel modo che la collega descriveva, e adesso al Senato c'è l'intendimento di farlo passare così com'è, da parte sia del Partito Democratico sia di Forza Italia, che oltre che delle altre forze, si oppone il Movimento 5 Stelle, che pure aveva votato esattamente in quella forma la Camera, adesso dà dei mafiosi a chi vuole questa nuova norma. Insomma. Dirò di più che nell'ultimo passaggio alla Camera noi abbiamo aggiunto un emendamento importantissimo che evita i 15 giorni della cosiddetta vacatio, cioè noi abbiamo deciso alla Camera che nel momento in cui la norma viene approvata e pubblicata è immediatamente efficace, perché noi vogliamo che entri in vigore prima delle elezioni del 25 maggio. Quindi che valga anche per le europee. Che valga anche per le europee e le amministrative. Quindi lei dice per questo la fretta. Noi abbiamo molta fretta perché sono 21 anni che aspettiamo questa norma. Così facendo invece si è rimandato tutto a però il 5 Stelle che sta facendo un ostruzionismo vergognoso e incomprensibile. Io sì, finalizzato a campagnetta elettorale. Cioè, solo campagna elettorale. Oggi c'è stato un altro piccolo, un altro inciampo in serata del Partito Democratico. Bravo. Alla Camera è mancato il numero legale, quindi poi si è rinviata la votazione sul Salva Roma, poi è stato votato, però anche qui lettura politica, alcuni anche di altri partiti, ma insomma è stato detto, è arrivato un segnale, siccome si parlava prima della minoranza che si riunisce sabato del Partito Democratico, ecco, se è vero secondo lei che è arrivato un segnale, è solo un caso, devo dire che il capogruppo Zoggia però era particolarmente indignato del fatto che 104 deputati del Partito Democratico questa sera non erano in aula. No, non erano 104, perché 104 sono i tutto, deputati ha ragione, del PD più quelli della maggioranza. Ha ragione, era una sessantina abbondante, però 67 se io trovo che male. Lei è che giustificata è successo... perché è arrivata qua a mezzanotte. No, io c'ero, lei era qua a mezzanotte, io qua lo testimonio personalmente. Un episodio grave, io lo definisco così, perché quando i deputati sanno che se deve stare in aula a votare devono starci fino alla fine, anche se è giovedì sera ed è tardi. Ciononostante siamo riusciti comunque un'ora dopo ad avere il numero legale, abbiamo votato. Rimane che comunque secondo me è un episodio grave, perché chi fa la politica è appunto un segnale, non c'entra nulla, perché è qualcuno che è andato fuori a mangiare, purtroppo è più triste. Perché se fosse stato più banale. Sì, molto più banale, perché non è nessun segnale banale. Politico, senta, è banalmente qualcuno che sarà andato a mangiare. Le chiedo al volo, in quanto responsabile del settore di giustizia del suo partito, se secondo lei bisogna mettere mano a una nuova legge sulla fecondazione assistita oppure no? Allora, io ho fatto la battaglia sulla legge 40 e quindi la sentenza della Corte Costituzionale l'ho salutata con molto favore, perché credo che il problema dell'infertilità
sia un problema che colpisce tante persone e che deve essere capito fino in fondo. E io quindi quella battaglia la feci all'epoca per il referendum, purtroppo è andata come è andata. E quello che oggi, anzi ieri, è di ieri la sentenza, mi rende felice, io lo dico con molta sincerità. Anche se restano fuori la possibilità di accedere all'inseminazione per coppie dello stesso sesso, per single, e resta fuori anche la ricerca scientifica. Quindi sì, quello sulla ricerca scientifica. Allora, al di là delle cose che abbiamo detto, io trovo che invece sulla ricerca scientifica vada fatta una riflessione, perché ci sono malattie genetiche molto gravi che potrebbero essere previste attraverso, oggi abbiamo dei mezzi per le analisi. Quindi che insomma lei ci metterebbe mano o no? Io, se ci sono le condizioni politiche, ci metterei mano, solo se ci sono le condizioni, ecco, perché è una materia molto delicata. Che forse, soprattutto con i vostri alleati di governo del nuovo centrodestra, sarà un bel problema. Sì, ci sono sensibilità molto diverse tra di noi, e la maggioranza che abbiamo è una maggioranza che naturalmente non è tutta di centrosinistra, quindi per poter affrontare una materia eticamente così delicata abbiamo bisogno naturalmente di consultarci con gli alleati prima. Adesso forse non è il momento, è il momento invece di Sonia, che abbiamo tenuto per ultima perché la Grecia, insomma, la guardiamo sempre con una certa apprensione. Allora, però oggi ci sono notizie positive, ma anche notizie drammatiche invece. Stamattina sì, è iniziata allora, malissimo. Cominciamo con la notizia peggiore, cioè quella di un attacco, di un'autobomba che è stata fatta esplodere nei pressi della banca centrale greca ad Atene. È stato un momento di grande spavento, c'è da dire che i terroristi, o chi per loro, adesso poi vedremo anche chi sono i sospetti, hanno avvertito la polizia 45 minuti prima, era l'alba, hanno avvertito la polizia e hanno segnalato il fatto che ci sarebbe stato un attentato. Infatti, vedete, nelle immagini c'è stato questo attentato, per fortuna non ha causato né morti né feriti. Anche perché era molto presto. Era molto presto, non c'erano molte persone in giro, e poi soprattutto perché l'area era stata transennata dalla polizia. Si pensa che ci siano tra i responsabili, non c'è stata nessuna rivendicazione di questa autobomba, pare che fosse una Nissan che è stata fatta esplodere, 75 kg di dinamite erano in questa macchina. Fortunatamente appunto questo avvertimento probabilmente era di tipo non per mirare alla morte di qualcuno, ma probabilmente era una avvertimento, e qualcuno ha sospettato che questo avvertimento fosse legato all'arrivo oggi della cancelliera tedesca Angela Merkel, che come si sa non è affatto apprezzata in Grecia, sappiamo bene per molti motivi, anche per il fatto che la sua austerity è costata moltissimo alla Grecia, che però in seguito a tutte le restrizioni che la Troica ha imposto, lo ricordiamo, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea, che hanno stabilito per recuperare in qualche modo la Grecia e riportarla ai livelli economici un pochino più stabili, hanno stabilito tutta una serie qualcuno di misure. Qualcuno lo sai che sostiene che in realtà sono loro che l'hanno fatta fallire, sì, no? Diciamolo. Sì, diciamo anche questa parte oggettivamente, però c'è da dire appunto che la Grecia, appunto i greci non amano moltissimo la cancelliera Angela Merkel, che ormai oggi, tra poche ore, sarà ad Atene e sarà in visita al premier Samaras, Anthony Samaras, per cercare di dargli anche un sostegno dal punto di vista politico, perché in vista delle elezioni di maggio, dove ci saranno le amministrative oltre che le europee, sembra che abbia bisogno comunque di un sostegno. Però c'è stata anche una buona notizia, fortunatamente. Qualcosa di positivo sulla occupazione, leggermente scesa dal 27 al 26. Sì, si sta un pochino riprendendo, l'occupazione si sta un pochino riprendendo, anche se veramente a passi lentissimi. La cosa invece più importante che è accaduta ieri ormai è stata l'asta dei bond, delle obbligazioni, che non avveniva ormai da 4 anni, perché la Grecia era ormai fuori dai mercati, non era certamente appetibile, e invece questa volta la Grecia ha quotato i propri titoli, li ha offerti, le proprie obbligazioni, e sono state, addirittura c'è stata una domanda, lo vedevamo prima, Milano Finanza che titolava Atene non fa più schifo, ben oltre, perché sono stati 20 miliardi, è stata la domanda, in realtà ne sono stati piazzati 3 miliardi di queste obbligazioni, di questi bond, sono stati piazzati al 4,75% come tasso di interesse, quindi a un tasso di interesse molto elevato. Pare che tra gli investitori ci fossero 550 investitori stranieri, in totale, di cui il 90% erano stranieri. Vi ricordo, e lo ricordo anche più perché che altro forse i greci non hanno più soldi, non hanno più soldi, poverini, sono ridotti veramente
veramente in difficoltà. Ma cosa importante, ecco, facciamo solo un piccolo paragone, noi adesso vediamo, facciamo un po' i furbi in Italia perché comunque abbiamo il nostro spread BTP Bund tedeschi a 10 anni che si è ridotto in modo molto elevato perché ormai viaggia oggi ha chiuso a 164 punti, la Grecia invece Atene ha segnato oggi ha chiuso il proprio spread a 445,6, insomma siamo ancora e noi c'eravamo distanti. Comunque un anno e mezzo fa, esattamente, non è che esattamente, non è che possiamo fare tanti fa. Primi della classe, insomma, questa è la situazione diciamo in Grecia. Va bene, grazie a Sonia Mancini, grazie soprattutto a voi, perché adesso invece tocca a Paolo Pellacani che è già pronto per raccontarci della Juventus. La Juventus che ha vinto. Ha vinto. Allora ha vinto la Juventus che così tornerà a giocare una semifinale di Coppa Europea, non succedeva dal 2003, la Juve che ha battuto il Lione per 2-1 allo Juventus Stadium, aveva già vinto all'andata per 1-0, quindi tutto bene per Conte. Domani ci sarà il sorteggio per sapere quale squadra affronterà la Juve in semifinale. Per la prima volta una semifinale di Europa League parla italiano. Non era mai accaduto da quando è nata la nuova Coppa che a maggio si assegna a Torino. Un altro segnale che può essere letto come una premonizione. Ma il curriculum europeo della Juve di Conte conferma che la squadra non riesce a fare la voce grossa come in campionato. Il Lione al momento del sorteggio appariva con un boccone più tenero di quello che è stato. Sembra l'inizio di una serata trionfale quando Pirlo, dalla sua mattonella, lascia sulle gambe il portiere Lopez e indica la strada dopo 4 minuti. Il verbo del professore su punizione è quello delle grandi occasioni, però è un'illusione per il gruppo che si spegne. Vucinic è schierato titolare, cade nel solito vizietto di perdersi dopo qualche giocata. Vidal non è il solito e sbaglia tanto. Tevez in Europa non riesce proprio a segnare, 5 anni di oblio. Buon per Bonucci che l'arbitro spagnolo non veda il braccio netto in aria sul tiro di Malbranche, come indica il tecnico Gard. Il Lione prende quota e guadagna campo, la Juve è in folle. Senza pretese cross di Mbemba, però i difensori spariscono. Marchisio si fa anticipare da Brian e Buffon è sorpreso da una traiettoria anomala. Il pareggio è pesante per i francesi e la Juve sembra impaurita. La palla scotta e Buffon intercetta un destro potente di Gonalon. Conte cerca di scuotere i suoi ragazzi nell'intervallo. Asamoah suona la carica e la pressione aumenta nell'area del Lione. La prova di Vucinic diventa impalpabile e lascia il posto a Llorente per ricomporre la coppia titolare con Tevez. La Pascia è proprio sfortunato, segna con un gran colpo di testa, ma non serve a nulla perché c'è il fuorigioco di rientro. I destini della qualificazione sono appesi a 2 episodi ravvicinati. Buffon annulla la punizione di Mbemba. Poco più di un minuto il colpo grosso della Juve si materializza sul tiro di Marchisio che trova la gamba benedetta di un TT. E la liberazione prima di qualche scherzetto beffardo in finale di un Lione che ha fatto il massimo. Domani il sorteggio con Benfica, le spagnole Siviglia e Valencia. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport che ovviamente dà ampio spazio alla vittoria della Juventus. Avanti i bianconeri battono 2-1, i francesi continuano la corsa in Europa League. Pirlo, Lione d'Europa, ancora una punizione magistrale di Andrea, migliore in campo. Poi ci pensa Marchisio, Juve in semifinale non accadeva dalla Champions 2003. Ma nel ranking il Portogallo ci ha superato e poi l'Inter va su Torres e parliamo di mercato e riecco il Sharawi, esame Inzaghi per lui perché rientrerà ma dalla primavera. Messi è già in cura, risollevare il Barça per brillare in Brasile è la fine di un'era per la squadra blaugrana eliminata dalla Champions League, tanti campioni che cominciano ad essere stanchi e quel gioco che non è più redditizio come fino a poco tempo fa. Il tramonto del tiki-taka. Nell'immagine del Barcellona tramortito dai materassai di Diego Simeone c'è molto più della cronaca di questa annata di Champions League. Nell'uscita a testa bassa dal Vicente Calderon, che ha sancito l'estromissione dei catalani dalle semifinali di Champions per la prima volta negli ultimi 7 anni, c'è in realtà la fine di un'era di dominazione. 6 scudetti dal 2005 in poi, 3 coppe dei campioni dal 2005 ad oggi, o meglio, ieri. Il The End, in realtà, l'aveva scritto Pep Guardiola il giorno dopo il suo addio, ormai quasi 2 anni fa. Troppo forte l'impronta del tecnico, troppo perfetto il mix di capacità dell'allenatore, vitalità produttiva del vivaio, disponibilità finanziaria e soprattutto sovrabbondanza di talento. Messi 4 volte pallone d'oro insieme a Iniesta, Xavi, Ibrahimovic hanno rivoluzionato il calcio con un possesso palla esasperante ma mai disgiunto da straordinari lampi di genialità.
Oggi, anche senza voler essere ingenerosi nei confronti dei successori Tito Villanova e Tata Martino, di quel Barcellona non è rimasto quasi più nulla. Il possesso palla è diventato sterile e prevedibile, la potenza economica è andata prosciugandosi, gettando ombre sulla gestione della dirigenza e portando al blocco del mercato in entrata per le prossime due sessioni a causa di irregolarità contrattuali. Mentre anche il talento dei singoli ha iniziato un suo lento declino. Il Messi del Vicente Calderon, 6 chilometri o poco più di passeggiate per il campo, 18 palloni persi e un gol buttato, è il crudele emblema di un Barcellona che aveva già da tempo iniziato il suo cammino verso il crepuscolo degli dèi. E allora andiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport, anche qui in primo piano la Juventus, liquidato il Lione 2-1, la Juve in semifinale, voilà! Pirlo e Marchisio fanno esplodere lo stadium, bianconeri avanti in Europa League insieme al Benfica, Siviglia e Valencia, domani ci sarà il sorteggio. Poi l'intervista esclusiva al presidente del Torino, Cairo, Toro, via solo chi vuole. In esclusiva racconta falsità su Cerci, Immobile e Darmian, se poi arrivano offerte rinunciabili vedremo, aspetto i giovani in prima squadra, il Philadelphia sullo stadio, sorpresa e accelerata. Chiudiamo con i motori perché il circo del motomondiale sbarca in Texas, un fine settimana molto atteso soprattutto per Valentino Rossi. La prima vittoria in MotoGP. A pensarci su, è davvero nata ad Austin la leggenda di Marquez, in grado di sbaragliare il campo poco meno di un anno fa con pole position e vittoria. Exploit che nessuno alla sua età aveva mai messo a segno, neanche Valentino Rossi. Donde recuerdo che fu un fin de semana especial, no? Sì, è stata davvero una gara indimenticabile, racconta alla vigilia delle prime prove libere. Avevo capito che il circuito texano mi piaceva tanto, fin dai primi giri in pista. Ero andato più forte di Pedrosa, che conosceva la moto molto meglio di me. Marquez non lo dice, ma è molto probabile che il bis gli riesca nel 2014. Se in Qatar non aveva ancora recuperato al 100% dall'incidente, ora è perfettamente ristabilito, tanto da prestarsi come testimonial per uno spot pubblicitario. Ora non è più il ragazzo prodigio del 2013, si trova a suo agio fra truccatrici e cineprese ad alta definizione. Tre settimane dopo lo spettacolare duello in Qatar, Marquez ritrova Valentino Rossi, arrivato in Texas dopo un tour promozionale in Sud America. Anche a lui il circuito texano dà brividi forti, ma non sono certo positivi. La gara 2013, conclusa in sesta posizione, è ancora ricordata come una specie di incubo, ma Vale vuole guardare avanti. Questo è un gran premio fondamentale, dice, ho tanta voglia di tornare in gara e soltanto la pista mi può fornire le conferme che cerco. Se sarò ancora da podio, vorrà dire che sarò protagonista per tutta la stagione e sarebbe il trampolino di lancio per rinnovare il mio contratto con Yamaha. Come dire, a 35 anni suonati, Peter Pan ha ancora tanta voglia di volare. 5 anni suonati. È tutto per lo sport, a te Flavia. Ed è tutto anche per noi, Paolo, è l'1:01 e noi vi auguriamo la buonanotte.